stata una vicenda emozionante, soprattutto per la compressione dei tempi. L'appalto è stato lungo perché ci sono stati, diciamo, problematiche di tipo amministrativo e sul susseguirsi di imprese, ma la parte finale, il grosso della ricostruzione è avvenuto in 630 giorni. 630 giorni sono i tempi che normalmente dà la politica, non si discute con le volontà politiche e i tempi non vennero scelti sulla base di una logica magari tecnica, ma su un programma fatto a priori. E quindi il rispetto di quel tempo, come in ogni appalto pubblico, è una spada di Damocle. I 630 giorni dovevano essere il tempo del rispetto dell'esecuzione. Questo voleva dire che non si sarebbe potuto costruire in opera la Fenice. Bisognava considerare la sala teatrale come una sorta di Lego, un grande gigantesco elemento di montaggio. Bisognava che tutto fosse premontato fuori. Tutto premontato fuori, come era possibile? Costruendo dei modelli al vero. E allora l'impresa Sakaim costruì dei modelli al vero della sala teatrale in capannoni fuori della città. E su questi capannoni venivano provati gli elementi decorativi per fare in modo che quando sarebbero stati portati in cantiere si potevano applicare senza errori. E così fu fatto. Gli errori non ci furono, ma il palco reale fu montato mentre il maestro Muti provava il concerto inaugurale. Nelle pause del concerto del maestro Muti, falegnami tiravano fuori il chiodo e il martello e inchiodavano gli ultimi pezzi delle decorazioni. È stata una vicenda all'ultimo minuto, all'ultimo respiro. La concitazione delle ultime giornate non si possono riscrivere, si possono solo sentire ricordare nelle ansie collettive.